quella appena trascorsa per i vigili del fuoco del distaccamento di Siderno. Alle ore 21.30 sono intervenuti sul lungomare sidernese a causa di un incendio che ha coinvolto un container adibito a deposito di arredi per l'allestimento di uno stabilimento balneare. I danni sono stati molteplici. Un rapido intervento dei vigili ha impedito che le fiamme si propagassero ai containers adiacenti. Sul caso sta indagando la polizia del commissariato di Siderno. Ovviamente al momento non si può escludere nessuna ipotesi, ma potrebbe essere certamente un incendio doloso. Alle 5.20 invece di questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco per un incendio a Locri. Si tratta di un autolavaggio automatico. Le fiamme hanno causato ingenti danni alla struttura, limitate comunque al rapido intervento dei vigili che hanno evitato ulteriori danni ad attrezzature, per fortuna non interessate dalle fiamme. Per tutti e due gli eventi ovviamente sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica e il tipo di cause. In entrambi i casi l'ipotesi più probabile è quella che qualcuno abbia voluto fare un brutto scherzo, ovvero che l'incendio sia doloso, ma ovviamente saranno le prove e le investigazioni da parte degli inquirenti a dare una certezza di tutto ciò.